Sant'Antonio modello di purezza. Iddio, formando l'uomo, unì in mirabile armonia lo spirito e la materia, sostanze affatto diverse, in modo però che fra l'anima e il corpo regnasse indisturbata e perfetta la pace. Il peccato vi scatenò la tempesta. L'anima e il corpo diventarono eterni nemici, sempre in guerra. Scrive l'Apostolo Paolo: la carne ha desideri contrari allo spirito, lo spirito poi ha desideri contrari alla carne. Tutti siamo tentati, ma la tentazione non è male, è male il cedere. Non è umiliante essere tentati, è umiliante acconsentire. Bisogna vincere. Per questo occorre preghiera e fuga dalle occasioni. Sant'Antonio ebbe la grazia di essere rifugiato, fanciullo innocente, all'ombra del santuario della Vergine Madre, e sotto lo sguardo maternamente carezzevole di lei fiorì bello il giglio della sua purezza, che mantenne sempre in tutta la sua virginale freschezza. Com'è la nostra purezza? Siamo delicati? Osserviamo fedelmente tutti i doveri del nostro stato? Un pensiero, un affetto, un desiderio, un atto meno che puri possono irreparabilmente derubarci questo prezioso tesoro. Miracolo del Santo. Un giorno Sant'Antonio, che si trovava in un convento di monaci nella diocesi di Limoges, si ammalò. Lo assisteva un infermiere travagliato da una gagliarda tentazione. Il santo, avutane notizia per rivelazione divina, scoprendogli la tentazione, lo rimproverò dolcemente e al tempo stesso gli fece indossare la sua tonaca. Cosa meravigliosa! Non appena la tonaca che aveva toccato le carni dell'uomo di Dio ricoprì le membra dell'infermiere, la tentazione sparì. Egli confessò poi che da quel giorno, indossando la veste di Antonio, mai più sentì la tentazione impura. Preghiamo. O amabile Sant'Antonio, che glorificasti sempre il Signore e lo facesti glorificare dagli altri, per l'innocenza della vita, per la tua carità a Dio e agli uomini, e con la fama dei favori e dei miracoli senza numero, di cui la bontà divina ti ha fatto dispensiere, stendi anche su di me la tua protezione. Quanti pensieri, desideri, affetti disordinati, seduzioni del mondo e del demonio tentano potentemente di allontanarmi da Dio. E che diventerei senza Dio, se non un povero nella più squallida miseria, un cieco brancolante tra le ombre della morte eterna? Ma io voglio vivere con Dio, sempre unito a Lui, mia ricchezza ed unico sommo bene. Per questo ti invoco umile e fidente. Fa, caro santo, che io sia santo nei pensieri, negli affetti e nelle opere, come lo fosti tu. Ottieni a me dal Signore fede viva, perdono di tutti i miei peccati e di amare senza misura il Dio ed il prossimo, per meritare di venire da quest'esilio all'eterna pace del cielo. Amen. Rector ex esse codixi, alleluia. Sia santificato il tuo nome.
È il momento della preghiera personale. Rivolgiamoci con fede e devozione a chi, dall'alto, e solo se lo desideriamo con tutto il nostro cuore, ci guida e protegge. Recitiamo ancora due Padre Nostro, due Ave Maria, due Gloria al Padre.
Se cerchi miracoli, è come si infuga la morte, l'errore, le calamità e il demonio. Ecco gli ammalati divenir sani. Il mare si calma, le catene si spezzano. I giovani e i vecchi chiedono e ritrovano la sanità e le cose perdute. Si allontanano i pericoli e scompaiono le necessità. Lo attesti chi ha sperimentato la protezione del santo di Padova. Il mare si calma, le catene si spezzano. I giovani e i vecchi chiedono e ritrovano la sanità e le cose perdute. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Il mare si calma, le catene si spezzano. I giovani e i vecchi chiedono e ritrovano la sanità e le cose perdute. Sant'Antonio, prega per noi, e saremo fatti degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. O Dio, il ricordo di Sant'Antonio, dottore evangelico della Chiesa, allieti la tua famiglia, affinché, forte del suo spirito, meriti di godere un giorno la felicità eterna del cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen.